What is it? Quando si nasce in Italia ci portiamo dietro questo senso della fortuna di essere nati in questo paese. Sono nato a Firenze, vivo in Toscana, apro le finestre e proprio ho questa ondata di godimento, no? Fisico, soltanto facendo scorrere lo sguardo. Siamo forse stati capaci di percepire l'assemblaggio delle gesta umane che ci arrivano dal passato. Sì, questo è un paese che ti dà questo pacchetto di emozioni straordinarie. Alle volte riguardano una grande opera d'arte, un grande architetto, un grande pittore, inutile citare i Leonardo o i Giotto o i Gian Bologna o gli Avanti, no? Tutto questo si sa, ti trovi proprietario di saperi altrui. Può essere un ciabattino, qualcuno che ripara scarpe, qualcuno che fa scarpe, qualcuno che si muove intorno a un piccolo oggetto che poi andrà su un grande pezzo di alta moda o l'alta moda che va a ricercare gli artigiani, per esempio, no? E c'è tutta una filiera di relazioni che nel vino poi, per esempio, trovi in maniera plateale, no? Lo spaghetto col pomodoro mangiato a Tokyo nel 1988 con un grande giornalista, Federico Bugno, ci si guardò e lì si ebbe proprio la sensazione di essere assolutamente fortunati. Avevo insegnato io a quel cuoco giapponese, Yasushi-san, a fare quello spaghetto. Era perfetto.